Ragazzi e ragazze, hello! Allora, intanto sono innamorata di questo rossetto oggi. Fatemi sapere secondo voi se mi sta bene o no, perché è molto chiaro, quindi non ci sono abituata, però mi piace, devo dire, questo è il Melted Matte. Mi sono appena arrivati i Melted Matte Too Faced, sono fantastici, si chiama Holy Chick. Amo questo colore. Comunque, questo non è un video sul make-up, io mi perdo sempre un sacco, ma è un video sul What's in my iPhone 7, perché, ebbene sì, ho acquistato il nuovo iPhone 7, eccolo qua. Naturalmente ho la cover rosa glitterata e voglio farvi vedere le mie app, ed è anche un video stra richiesto, quindi iniziamo subito. A parte che mi sento super tecnologica per essere riuscita a mettervi in sovraimpressione molto televisivo questa, la schermata del mio iPhone, quindi ce l'ho fatta dopo tipo 6 anni di What's in my iPhone. Nicole ha capito come fare per farlo decentemente bene, quindi iniziamo con l'home screen. Cambio molto il wallpaper, adesso ho questo rosa a pua bianchi, in alternativa molto spesso uso anche quello con i glitter rosa fucsia, naturalmente sempre rosa. Tra l'altro volevo dirvi, non ho acquistato l'iPhone 7 rosa perché mi sono un po' stufata del rosa, quindi l'ho preso argento. Non so se ci siete cascate, se qualcuna di voi ci ha creduto, naturalmente no, è rosa, è rose gold, ed ho preso appunto questa custodia glitterata fichissima che ho visto hanno praticamente tutti, quindi non vedo l'ora di acquistare perché l'ho acquistato settimana scorsa e devo ancora fare spedizione eBay, spedizione Amazon per acquistare un pacco di 150 cover, perché io veramente con una cover sola non vivo. Ma torniamo appunto al video e a cosa c'è nel mio iPhone. Quindi vedete subito che la prima icona a sinistra è la mia app. Non ho più aggiornato la mia app perché ci sono state diverse difficoltà con lei e so che in tantissime mi mettevate domande eccetera eccetera, le ho lette tutte, ma posso ancora accedere per vederle, ma appunto non so se riattiverò quest'app oppure no. Per il momento mi piace averla sul cellulare perché è la mia app naturalmente, e quindi non posso toglierla, però appunto non lo so, ditemi se vi manca, se volete che ritorni, perché ci sono stati talmente tanti lavori in corso per quest'app che ad un certo punto perdevo troppo tempo per l'app e non avevo tempo per i miei video, quindi non so se, se continuare oppure no con quest'app. Comunque questa è la prima app del mio cellulare. Poi la seconda app naturalmente è la videocamera, niente di che, insomma ci sono io in videocamera. Poi ci sono i messaggi, naturalmente, solita cosa che abbiamo tutti. Poi c'è la cartella Pictures, che è praticamente l'unica cartella che io utilizzo. E in questa cartella ci sono, c'è l'Insta Emoji, che utilizzo quando voglio mettere le emoji su qualsiasi foto, su qualsiasi, sì, foto. Io cerco mille per la foto. Poi c'è POP, che avevo scaricato per poter disegnare sulle foto, ma non ci ho mai, non l'ho mai usata in realtà, ma è carina secondo me come app. Poi c'è Pic Collage, che ti permette di creare collage con le tue foto sostanzialmente. Ci sono, vabbè, queste sono varie foto che cercavo di fare prima del rossetto, e quindi si può fare un collage di due o più foto con le foto che si hanno, insomma, avete capito, cioè io non lo so. Poi c'è Fonto, che è l'app che uso quando voglio scrivere sulle mie foto. Si possono scegliere vari filtri, si può modificare il colore eccetera eccetera eccetera. Poi nella cartella Pictures c'è Meitu, che è un'app che io utilizzo a volte perché ha dei filtri molto molto carini, delle opzioni di modifica di per le foto anche molto interessanti. Poi c'è Facetune 1 e Facetune 2, da quando è uscito il 2 uso soltanto il 2 perché ha praticamente le stesse opzioni dell'1 con qualche aggiunta. Facetune è fantastico, allora se voi volete modificare le foto usate assolutamente Facetune perché è tipo la salvezza. Cioè, io adesso vi faccio vedere il prima ed il dopo di questa foto che ho appena editato.
notate come ho sbiancato gli occhi, che prima erano molto più spenti. Ho sbiancato lo sfondo della mia camera perché sembrava quasi beige con la luce che c'era fuori. Ebbene, e poi ho tolto anche un po' di occhiaie. Ecco, questo è il risultato con Facetune. È pazzesco, veramente. Io amo Facetune, cioè non potrei vivere senza. Poi c'è Snapseed, che so essere fantastico per modificare le foto, per i filtri, eccetera eccetera. Il mio problema è che non so usarlo, quindi io ho bisogno che qualcuno mi insegni ad usare Snapseed, perché cioè io non sono capace. E poi c'è InstaSize, che utilizzo soltanto quando voglio rendere un po' più piccoline le anteprime dei miei video. Sapete che su Instagram posto sempre le anteprime quando esce un nuovo video, e le anteprime su Instagram escono zoomate, a meno che io non le ritagli tra virgolette con InstaSize, che me le rimpicciolisce e fa sì che siano visibili anche quando scrolliamo internet, Instagram, senza aprire per forza la foto. Usciamo da questa cartella. Poi c'è Maps, niente di interessante, ce l'abbiamo tutti. L'orologio, poi ci sono le note dove scrivo tutte le idee per i miei video, un sacco di cosine interessanti sempre per i miei video, oppure qualche appuntamento, cioè se ho l'agenda a casa e magari mi metto d'accordo per una qualsiasi cosa, lo scrivo sulle note, poi quando arrivo a casa trasferisco nella mia agenda. Poi c'è l'App Store, settings, il calendario. Non passa giorno della mia vita, ma nemmeno un'ora, che io non vada a controllare i miei social. Lo sapete, sono assolutamente social dipendente, e poi è il mio lavoro, quindi queste sono insomma le mie ultime foto su Instagram. Carico appunto le anteprime dei miei video e poi mi seguite nella mia vita quotidiana. Quindi se ancora non mi seguite su Instagram, ci so, c'è il link qui sotto nel box informazioni, lo vedete subito. Seguitemi su Instagram se volete sapere tutti gli aggiornamenti eccetera, perché molto spesso prima vi aggiorno su Instagram e poi su YouTube, anche se su YouTube in modo un po' più approfondito naturalmente. Vedete, qui stavo scegliendo il vestito da sposa da Atelier Me, poi qui insomma vi postavo un rossetto che mi sta piacendo un sacco di Kylie Cosmetics. Qui devo ancora fare il montaggio del videovlog di quando sono stata a Bologna e in Toscana con Essence e Catrice, però su Instagram già avete visto qualcosina di questo mio viaggio. Questa sono io vestita da cuoca con il cappello con il mio nome, fantastico, io ho una fissa per le cose personalizzate. Qui un bellissimo paesaggio della Toscana, bellissimo davvero. Qui insomma vari accessori con personalizzati. Questa è la foto che poi hanno postato anche sul profilo di Catrice con il mio smalto personalizzato. Questo è il colore di smalto che più mi dona. E poi sì, i dolcetti che abbiamo trovato in stanza quando siamo tornati in hotel, bellissimo. Io che faccio shopping a Bologna da Saint Laurent. E poi il montaggio del video in cui provo vari abiti da sposa è emozionantissimo, quindi non vedo l'ora che sia online, credo oggi oppure domani lo manderò online. E questa è solo una piccola anteprima, però insomma non vedo l'ora di che vediate il video davvero, perché non vedo l'ora di sapere i vostri commenti, i vostri pareri. Poi c'è Twitter, non uso tantissimo Twitter, devo dire la verità, a volte vado, controllo tutti i messaggi che mi lasciate, tipo adesso ho 15 notifiche, ma non ma solitamente mi posto in automatico su Twitter, però se mi scrivete evidentemente vedo, perché è una cosa che ogni tanto controllo e vedo tutte le menzioni che ho. E questo mi fanno gli auguri da Tube Chart italiano, sono 6 anni che sono su Twitter, bene. E poi sono qui, ci sono tutti i messaggi che mi mandate, tutte le menzioni eccetera eccetera. Poi c'è Pages, naturalmente Pages lo sapete che cos'è, è la mia pagina Facebook. Anche qui vi aggiorno sempre un sacco con le ultime foto, le ultime cose che mi succedono, insomma un po' come Instagram, mi piace aggiornarvi sia su Pages che su Instagram. E poi tutto va anche su Twitter, quindi se mi seguite sui social siete sicuri di non perdere niente di quello che mi succede, perché appunto posto sempre prima su Facebook, infatti vedete sono le stesse foto di Instagram più o meno, e poi su YouTube.
Poi c'è Snapchat. Devo essere sincera, ultimamente non sto usando tantissimo Snapchat perché Instagram Stories è praticamente la stessa identica cosa. Infatti volevo menzionare anche Instagram Stories perché lo vedete, questa sono io prima che ho filmato un pezzettino, questo è ieri, eccetera eccetera, e posto sempre tantissimo su Instagram Stories, quindi per essere aggiornati al 100% con me dovete seguirmi su Instagram, perché tra le stories e le foto sapete tutto di me e vi tengo aggiornati veramente praticamente quasi 24 su 24, perché stories racchiudono un po' le mie giornate, i pacchetti che ricevo dalle aziende, quello che succede, i miei gattoni, io e Tomas cosa combiniamo, insomma. Quindi su Instagram tra stories e le foto c'è veramente tutto. Snapchat appunto lo uso un po' di meno, comunque posto qualcosina su Snapchat. Mi piace il fatto che ci sia la Bitmoji, cioè io in versione cartone animato, c'è sempre qualcosina in più su Snapchat che non si vede nelle stories, quindi seguitemi anche su Snapchat. Poi vabbè, c'è Facebook, il canale, il profilo che ho sull'app di Facebook è il profilo che avevo creato tipo secoli fa per collegarci la pagina, in realtà non è nemmeno il mio profilo privato, che è un altro ancora, un casino. Poi vabbè, ci sono le foto, poi c'è Messenger, lo sapete che cos'è Messenger, poi c'è Studio, che è un'app per i creators di YouTube, cioè per le persone che appunto fanno video, lo fanno per lavoro, e quindi lì ci sono tutti gli insights, vediamo tutti, anche se io non sono brava a leggere, cioè devo dire la verità, a volte sono al telefono con i ragazzi di YouTube e loro mi spiegano come usare praticamente queste cose, perché io non ci capisco niente, però si vedono tutti tutte naturalmente i guadagni, l'incidenza dei video, quando conviene caricare, quando non conviene caricare, tutto un casino che io veramente non ho mai seguito e mai riuscirò a capire. Poi naturalmente c'è l'app di YouTube, che è l'app appunto per tutti, tra virgolette, anche per chi non fa video su YouTube, e qui naturalmente c'è il mio canale con tutti gli ultimi video. Poi c'è Sign Now, che è un'app che mi permette di firmare documenti dall'iPhone. Molto spesso quando ci sono contratti o qualsiasi tipo di documento che devo firmare lo faccio direttamente dall'iPhone. Poi c'è Shazam, sapete che cos'è Shazam? Quando si sente una canzone, mi avete detto che si può chiederlo anche a Siri, però Siri non mi capisce mai, parliamo una lingua diversa io e Siri, non andiamo molto d'accordo, e quindi uso molto spesso Shazam. Se c'è una canzone voglio capire di che tipo di canzone si tratta, questo serve più che altro a Tomas, io non lo uso tanto, lo usa più lui. Poi c'è In Bank, l'app della mia banca, Translate, quando voglio tradurre qualsiasi parola la uso molto Translate. Poi c'è Google Maps, e non capisco come mai ho Maps e anche Google Maps, forse Maps già c'era e poi io ho scaricato Google Maps, non sono certa, ditemi qual è la differenza tra questi due, perché non, secondo me non ha tanto senso tenerli entrambi. Poi c'è Asos, questa è un'app appunto che uso un sacco, perché gli acquisti che faccio sono quasi sempre su Asos e al 99% su internet. Molto spesso quando ho maglie carine, qualche choker, quasi sicuramente l'ho preso su Asos, mi piace molto, hanno un sacco di scelta, ci sono saldi, sconti, che sono veri saldi e sconti, hanno anche la linea per le ragazze alte, sapete io sono 1,77, quindi se compro un paio di jeans, un paio di pantaloni della linea standard, inevitabilmente non mi arrivano alle caviglie, quindi mi piace che ci sia anche la linea tall. Poi c'è Clue App, conoscete molto bene Clue App perché ve ne ho parlato spessissimo. Poi c'è Musical.ly, che non so come si pronuncia, musical.ly, non lo so, io non ho mai usato quest'app, me l'avete consigliata voi, e voi quando mi consigliate qualcosa io vado e la scarico, però dovete spiegarmi anche come funziona, perché da quanto ho capito si può cantare, io canto molto spesso, poi posto su Snapchat, su Instagram Stories, però non ho ben capito come funziona, quindi provate a spiegarmi magari in due parole, se voi la usate quest'app, come funziona e cosa devo fare con lei, perché non so veramente come usarla. Poi ci sono gli extra che io ho raccolto in questa cartella, perché sono cose che non uso molto spesso, come il Find Friends, cioè mai usato, ma chi ha mai usato Find Friends? Cioè vi giuro, se voi avete mai usato l'app dell'iPhone che si chiama Find Friends, cioè non lo so,
bravi, perché cioè io non ho mai usato quest'app, non so nemmeno che cosa sia. Voice Memos, molto utile. Non credevo di avere Voice Memos, forse dovrei entrarci qualche volta in questa cartella. Tips, non ho idea di cosa sia. Contacts, lo sappiamo. Calcolatrice, Find iPhone e Videos, mai aperto Videos in vita mia. Poi c'è un'altra bellissima cartella che io ho sempre avuto nel mio iPhone, in cui raggruppo tutte le cose che non uso, non userò mai. Si chiama Useless Stuff, quindi roba inutile. C'è Keynote, GarageBand, iTunes U, Apple Watch, Pages, Numbers, Podcasts. Insomma, io sta roba non la uso. E un'altra cosa che non ho mai usato è FaceTime. Allora, io non sapevo nemmeno che cosa fosse FaceTime. Poi tutti mi hanno detto, io lo uso sempre. Però io non sapevo nemmeno cosa fosse. Io uso solo sempre WhatsApp. iBooks, Health e Weather. Forse Weather lo seguo, ma per il resto, insomma, qualche volta guardo il meteo, per il resto assolutamente no. Se mi chiedete perché ho l'iPhone in inglese, perché nei Paesi Bassi ho sempre avuto l'iPhone in inglese e mi è più comodo averlo in inglese, perché è sempre uguale. Se lo cambio e lo metto in italiano mi sembra strano e non trovo la roba. Ci ho provato, ma l'ho rimesso in inglese. Poi c'è Bitmoji, non so come si pronuncia questa. Update, ok. Questa sono io praticamente ed è fichissima quest'app, mi piace un sacco. Forse l'unico motivo per il quale io torno su Snapchat è il fatto di poter utilizzare le Bitmoji. Amo. Poi c'è Boomerang. Allora, non ho mai postato un boomerang, devo assolutamente farlo, però ho l'app. Poi c'è Uber, sapete tutti che cos'è Uber, serve soprattutto quando sono negli Stati Uniti. Poi c'è Stack, che è questo gioco, cioè stupidissimo, però è tipo l'unico che mi piace. Praticamente si devono mettere in fila uno sopra l'altro senza uscire dal bordo questi quadrati, che poi si rimpiccioliscono man mano che uno sbaglia. E io amo questo gioco. Poi ho preso Skyview, che è fantastico se siete appassionati di astronomia. Ti fa vedere praticamente tutti i pianeti, le costellazioni, i satelliti. Naturalmente farlo di notte sotto un cielo stellato è fantastico, perché ti fa vedere tutto quanto. Qui c'è la Luna e lì c'è Saturno. Poi c'è Skype, non uso mai Skype, ma ho un contatto e quindi l'ho scaricato, potrei anche toglierlo. Poi c'è Reward Style, che è un'app per creators, per blogger. Poi c'è Scopa, io non gioco mai a Scopa, ma Tomas sì, ed è fissato, quindi quando praticamente si annoia tipo e non ha magari batteria sul suo cellulare, gioca con il mio. E poi c'è Slime Maker, questa è una delle ultime app che ho scaricato, siccome io la fissa per gli slime, per le cose morbidose, tipo, ecco, io sono fissata con queste cose da quando sono piccolina. Ho scoperto che ce n'è un sacco di gente fissata con queste cose, io pensavo di essere l'unica ed era anche imbarazzante per me, perché cioè quando mi trovavo in un negozio e trovavo una di queste cose, io correvo, stavo là tipo così e tipo gli altri mi guardavano, cioè non sei normale. E invece ho scoperto che siamo in tanti, evviva! Tipo alcolisti anonimi, slimisti anonimi. Ho trovato quest'app che mi spiega come farlo lo slime ed è una cosa che farò sicuramente, perché ho già acquistato le cosine per fare lo slime fatto in casa. Ho un sacco di idee, ma voglio sapere se voi volete che io lo filmi, perché altrimenti lo faccio per me, per puro piacere mio. Altrimenti, se volete, io lo filmo, vi faccio vedere come faccio lo slime fatto in casa. Poi l'ultima app che ho scaricato, perché è tipo un super hype, però io non l'ho mai usata, è Yelp. Da quanto ho capito ti spiega quali sono i ristoranti migliori, ci sono tutte le recensioni sui ristoranti, eccetera eccetera. E poi sotto, vabbè, naturalmente c'è phone, la mail, ho sempre mail a cui rispondere, Safari e WhatsApp. Uso un sacco WhatsApp, uso naturalmente un sacco la mail. E questo è quanto per quanto riguarda il mio nuovissimo iPhone 7. Quindi consigliatemi se conoscete siti o semplicemente se ci sono cover carine in giro per l'iPhone 7, perché io le prendo. Quindi questo è quanto per oggi. Spero vi sia piaciuto questo video, spero di avervi fatto scoprire qualche nuova app. Assolutamente, se conoscete app interessanti, carine, che io non ho, vi prego consigliatemele, perché io poi le scarico. E niente, vi mando un bacio gigantissim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 o e ci vediamo alla prossima. Ciao.